Io la dividerei in due parti, una per il contenuto etico che questa rappresenta, cioè il non abuso, il limite al non abuso dell'alcol, e altro elemento etico anche all'incentivazione all'uso del mezzo pubblico, cosa che per noi cittadini di Pordenone fa molta difficoltà. Vuoi per un'abitudine nostra, di piccola città, vuoi per orari impossibili alle volte nell'uso degli autobus e con tutte anche altre parallele disfunzioni che sono state evidenziate. Però il senso del mio intervento è questo. Credo che dal punto di vista etico la mozione sia condivisibile, dal punto di vista pratico non la vedo condivisibile. Qua forse avanzo un problema che non è stato ancora toccato. Mi chiedo, va bene la lotta contro l'abuso dell'alcol, ma contro l'uso dell'alcol, soprattutto come donna, non sono bevitrice, ma ogni tanto un mezzo bicchiere di vino lo bevo, e sapendo che le donne hanno una capacità di smaltimento dell'alcol inferiore a quello maschile, credo che debba essere tenuta in considerazione anche questo aspetto. Allora mi chiedo, come facciamo se io vado a mangiare, mi permetto un esempio, il baccalà Spilimbergo, ma che mezzo pubblico prendo per tornare a casa? Allora credo che l'uso di mezzi pubblici per la città va bene per alcuni giri e locali della città, ma visto che Pordenone è piccola, che il contorno della provincia con tutti i locali che ci sono ci permettono uno spostamento a breve raggio, però non servito dal servizio cittadino, allora io credo che dobbiamo interrogarci su quali altri mezzi e con quale altre modalità noi possiamo venire incontro a questa situazione. Per cui io lancio, non so quanto fattibile possa essere, ma visto che l'ATAP è una realtà che ha risorse e di non poco conto, perché non proviamo a ragionare su interventi a chiamata, quindi interventi pubblici e il pubblico e il privato che si mette assieme e riesce a dare delle risposte che siano efficienti e che diano risposte veloci. Non so quanto sia fattibile, ma io questo lo lancio. Grazie.